Questa è la prima simulazione realizzata, l'ho fermata abbastanza subito dopo i primi 90 frame e vediamo che ora stavo già iniziando un'altra simulazione con una quantità più piccola, con un cell size più piccolo. È molto violenta, infatti notiamo che c'è questa parte qui dove c'è subito uno spruzzo molto alto, siccome gli spruzzi li voglio andare ad aggiungere successivamente. Notiamo che qua c'è praticamente questa parte, questo rigetto di acqua molto alto. Personalmente questa parte qui non mi piace, non mi piace neanche questa parte dove sostanzialmente si alzano parecchio i nostri flussi. Ok, quindi quello che possiamo fare innanzitutto è ridurre la velocità. Okay. Comunque abbiamo visto che volendo in 80 frame si riempie, quindi io vado a ridurre un po' la velocità di emissione. Quindi torniamo sui nostri emitter, tasto destro, edit curve, lo possiamo fare direttamente dal curve editor. Invece di 5 possiamo dare, addirittura io darei 2, proprio come emissione di base. 2, 1, 2.5, 2, quindi torniamo di qua, 2, 1.5. Salviamo, diamo anche un'emissione, un cell size più basso, per esempio 0,02 per ora. Salviamo e rilanciamola. Anzi, altro aspetto, io direi che magari ne rivediamo se qui funziona oppure no, perché mi sembra che non stia funzionando più di tanto. Diamo anche un drag maggiore, 0,5. Poi il dubbio è su questo nostro noise che sostanzialmente qui non è che stia funzionando più di tanto, magari lo vediamo successivamente. Quindi salviamo e lanciamo nuovamente la simulazione per vedere quello che succede. È ancora molto molto forte, come vediamo qui, infatti io non voglio che mi vada fuori da quest'altezza, ok? Cioè mi piace come senso, come orientamento, come sta venendo fuori qui questo primo impatto, però è troppo potente. Quindi altra cosa che potremmo fare è andare a variare anche la variation, magari andando a variare veramente di poco invece che di così tanto, perché logicamente se questo è 1.3.4, la variazione 1.5 vuol dire che viene aggiunto questa speed, quindi vuol dire che sostanzialmente diventa il doppio, diventa 3. Quindi in questo caso qui avevamo dato 0,25, qui diamo 0,2 e qui diamo 0,15 e poi andiamo ancora una volta a modificare. Andiamo a modificare lo speed, diamo la base a 1, questo
abbiamo detto che lo portiamo a 1. .5 1.7, proprio leggere variazioni e non no. .7 0.45 e 1.5. ok, e adesso ci dovremmo essere come almeno per questa prima parte, quindi allora questa è una simulazione di test con alcune parti un po' modificate. Ho modificato la velocità qui dei vari emitter, l'ho proprio modificata notevolmente, addirittura portando il minimo a 0.5 e gli altri che presto poi rivedremo ancora, però secondo me non ci siamo come tipologia. Anche qui abbiamo, vedete che alla fine fare questo mestiere è un mestiere più di lavoro, di andare a trovare i giusti setting per andare a lavorare al meglio. Qui ho spostato un po' questo emitter qui e diciamo che ho ingrandito un po' questa roccia. Qui c'è l'effetto che mi piace qua, ok, non mi fa impazzire qui che praticamente sono delle particles che vanno dall'altra parte, ma questo si può evitare. Volendo potremmo riandare a mettere un'altra roccia qui in modo tale che almeno non vanno troppo lì, e volendo potremmo mettere anche un'altra roccia qui in modo tale che almeno anche qua non vanno fuori. Questo è proprio solo per una questione di, però anche lì non sarebbe brutto perché magari potrebbe andare. Qui abbiamo questo effetto di onda che si alza, ok, e qui grazie a questo noise sostanzialmente qui abbiamo una turbolenza maggiore e vediamo che infatti abbiamo questo effetto un po' di noise qui, ok. Forse potremmo anche provarlo a togliere, a vedere che cosa succede togliendolo. Però l'ideale è andare a, diciamo che avremo bisogno di 100 frame almeno. Andiamo a fare questa modifica al volo, andiamo a importare dentro. Allora, abbiamo bisogno di un 100 frame per creare il nostro initial state. Allora, io vado a crearmi una roccia qui, ok, e una qui. Vado a mettere una lì e una lì, ok, quindi import. Andiamo lì alla terza, che era quella. Solitamente questi sono aspetti che si curano in fase di studio di modellazione, non in fase di simulazione. Poi però, visto che siamo in un contesto, possiamo fare anche un po' quello che ci pare. Potremmo anche variare l'asse, potremmo mettere degli assi locali invece che locali globali, così almeno è più facile anche lavorarli, però per ora lasciamo così. Siamo globale, ecco, praticamente più facile andarla a posizionare. Siccome voglio complicare ancora la vita, ne vado ad aggiungere un'altra, sempre della numero 1.
e la vado ad aggiungere qua, in modo tale che mi faccia un po' da oggetto di divisione, magari crea degli effetti, perché le onde interne sostanzialmente sono create dal fondo, quindi più le turbolenze, più ci sono rocce, più ci sono elementi, più è facile che abbiamo degli effetti di turbolenza. E io ne metterei un altro ancora, proprio perché siamo avari di rocce di simulazione. Bene, salviamo e a questo punto andiamo a organizzare meglio il file. Tutta sta roba qui va portata nel gruppo. Volendo anche questo noise che abbiamo qua, potremmo duplicarlo. E lo potremmo mettere, per esempio, qua. Per avere altri effetti più interessanti. Magari diamo 1. Diciamo un po', ecco così, salviamo e lanciamo di nuovo la simulazione. Lanciamola già in un formato, anche in questo caso di test, e poi vedremo quando sarà il momento di fare initial state per bene. Ecco, questo è il risultato finale per questa prima simulazione, molto, molto draft, che però vediamo funziona bene. Ok, ora magari io cosa possiamo fare se vogliamo creare il nostro initial state? Volendo l'initial state si potrebbe creare anche in altri modi, nel senso che io potrei andare a creare dei frame prima, ok, io comunque potrei anche creare una superficie che risegue questo profilo e che diventa il mio emettitore di particles sostanzialmente, ma questo, come ho già accennato prima, magari lo vedremo in un altro esempio. Quindi adesso io cosa faccio? Innanzitutto vado ad alzare il numero del cell size, poi so che mi interessa dal frame diciamo 100 in avanti, dal frame 100 potremo creare il nostro initial state, quindi andrò poi a bloccare qua. Innanzitutto portiamo qui, resettiamo, una volta che abbiamo resettato mettiamo il lucchetto, al domain mettiamo use initial state per sicurezza, togliamo anche il command line e andiamo a fare simulate.